terminato lo schizzo avremo la base da intaccare col coltellino. Iniziamo il manico. E svuoteremo l'interno con l'aiuto di un pallottoliere. Svuotarlo completamente. Terminata questa operazione, procediamo alla decorazione. Ricaviamo dei triangoli per tutto il senso del cerchio. Tagliamo la base in modo tale da fermarlo ed ora provvederemo al taglio dei nostri ingredienti. La fetta d'ananas. Tagliamo dei triangoli in modo tale che si veda la frutta. Cantalupa. Aggiungiamo del succo di limone e del zucchero a velo. Una mescolata. La nostra macedonia viene servita nel cestino. Si procederà all'assemblaggio del piatto. Disponeremo sul piatto di portata le nostre pinne di ananas. Predisponiamo al centro il nostro cesto e con la buccia d'arancia tagliata col pelapatate faremo una rosa che ci servirà come abbellimento. Fissiamo con uno stuzzicadenti in modo tale che non si apra della frutta di macchia mediterranea come colore per dargli un po' di colore. Lo disponiamo dove c'è più comodo. Infine, derrichiamo d'uva per decorazione.